Benvenuti o bentornati in un video del Centro Studi e Ricerche CTA 102. Oggi ci occupiamo del significato spirituale e culturale dell'equinozio di autunno. Cominciamo con un po' di chiarezza circa il nome. Come probabilmente molti di voi sanno, la parola equinozio deriva dalla locuzione latina equa nox, letteralmente traducibile come notte uguale. In che senso? Beh, nel giorno dell'equinozio di autunno, le ore di buio si equivalgono alle ore della luce. Ciò avviene in realtà anche nell'equinozio di primavera. Infatti, nel momento dell'equinozio, l'asse di rotazione della Terra si trova perpendicolare alla direzione dei raggi del Sole. L'equinozio di settembre, però, cade leggermente più tardi rispetto a quello primaverile, perché il moto di rivoluzione della Terra è leggermente più lento in prossimità dell'afelio. Naturalmente, le caratteristiche uniche dell'equinozio ne hanno fatto un momento ideale per le celebrazioni e le cerimonie di carattere sacro e religioso presso tantissime culture. Va detto che sotto questo punto di vista ha sempre goduto di maggior successo l'equinozio di primavera, per l'ovvia ragione che esso introduce al rinnovamento primaverile, alla stagione calda, ed è il primo momento in cui si percepisce concretamente l'azione di quel nuovo sole che sorge ovunque celebrato al solstizio d'inverno. Le dedicazioni all'equinozio d'autunno però non sono mancate. Spesso a settembre è stata associata alla celebrazione dei raccolti. Infatti in realtà anche settembre è un mese molto produttivo e ricco. La natura si arrossa progressivamente, ma iniziano a trionfare le mele. Abbiamo poi l'uva e i fichi e con le piogge iniziano a presentarsi i funghi. Nel bellissimo calendario di El Jem, settembre è rappresentato con la pigiatura dell'uva. Così pure è nello splendido ciclo dei mesi che decora il Duomo di Otranto e ancora il mosaico della Cattedrale di Aosta. I superbi mosaici pavimentali di Bobbio mostrano un calendario complesso e ricchissimo in cui settembre è nuovamente dedicato alla raccolta dell'uva. Ci sono altre curiosità più strettamente storiche che riguardano l'equinozio d'autunno. Il 22 settembre del celebre anno 1792 trionfa la Rivoluzione francese. Il giorno seguente diviene perciò il primo di un calendario che inaugura l'era repubblicana. Dal 22 di settembre al 22 ottobre nasce così il primo mese del nuovo computo, detto vendemmiaio. Nessuna sorpresa dunque se in molte celebrazioni dedicate a questo mese, fin dalle epoche più antiche, trionfa il vino. Nell'antica Roma, settembre era un periodo ricchissimo di festività, perché rappresentava due elementi davvero molto importanti, appunto la raccolta dell'uva, che spesso si iniziava ad agosto e si terminava attorno all'equinozio, e quindi il vino, alla cui ebbrezza sono dedicate le lunghissime festività settembrine dei Ludi Magni. Il 20 settembre, dunque in prossimità dell'equinozio, si svolgeva inoltre la festa in onore della nascita di Romolo, e il 23 settembre era la festa di Apollo e di Ottaviano Augusto. Nell'antica Grecia, nel mese a cavallo fra agosto e settembre, si celebravano le feste in onore di Demetra. Nel seguente mese, detto di Boedromione, corrispondente a settembre-ottobre, venivano invece celebrati i grandi misteri di Eleusi e verso la metà di ottobre iniziava il periodo della vendemmia. Eleusi e le sue celebrazioni sono elementi legati alla dea Demetra.
Demetra era la rappresentazione della dea madre ed era il simbolo dell'abbondanza del grano, dei raccolti e più in generale dell'agricoltura. Al suo mito si ascrive l'origine stessa del ciclo stagionale, tanto che negli Omerici essa è definita proprio come la portatrice delle stagioni. Il suo potere e la vastità dei suoi attributi la rendono spesso confondibile con altre grandi divinità legate alla fertilità e al potere della terra, come Cibele o Gea. Demetra era però anche la dea della forza vitale della natura, che era direttamente collegata al potere statico, sia per la linfa vitale e il succo dei frutti fermentato, questa specifica attribuzione diverrà poi stabilmente di Dioniso, che sarà dunque anche il dio del vino, che per il potere di sostanze come i papaveri, la segale cornuta o i funghi, tanto che spesso Demetra è rappresentata proprio con questi elementi fra le mani o fra i capelli. Il più bel mito che riguarda questa divinità è quello che la lega a Persefone. Si dice che Demetra, figlia di Crono e di Rea e madre di Persefone, un giorno, mentre raccoglieva i fiori, si fosse allontanata dalla visione di sua figlia. All'improvviso la terra si aprì con un boato spaventoso e dal profondo degli abissi apparve Ade, il dio dell'aldilà e fratello di Zeus. Costui rapì la splendida Persefone. Questo rapimento non era stato direttamente voluto dalle divinità, ma sia Zeus che altri dei maggiori avevano lasciato che avvenisse, considerata il prestigio e la forza di Ade. Demetra però, accortasi che Persefone era scomparsa, dilaniata dal dolore di dea e di madre, per diversi giorni, almeno 9, era corsa per tutto il mondo alla ricerca della figlia, finché non era venuto a sapere quanto realmente accaduto. Si era allora recata in cima all'Olimpo e aveva preteso di riavere indietro la propria figlia. E aveva preteso questa restituzione nel nome di una madre e nel nome di una divinità il cui potere e la cui forza non erano inferiori a quelle dell'antichissimo dio dell'aldilà. Poiché le divinità maggiori, Zeus in prima fila, tentennavano, Demetra allora decise di punirli tutti e toccando la terra determinò un lungo periodo di infertilità. Quando gli uomini e gli animali cominciarono a morire perché i campi non davano più frutti, Zeus costrinse Ade a venire a patti. Persefone sarebbe stata restituita alla madre, ma solo per un certo periodo, ciclicamente, perché durante la festa nuziale aveva mangiato dei frutti dell'aldilà, frutti autunnali naturalmente, come ad esempio la melagrana. E questa celebrazione l'aveva legata per sempre al mondo dell'aldilà. Il mito narra chiaramente un passaggio stagionale e narra chiaramente il potere di Demetra appunto di regolare le stagioni. Infatti alla restituzione della figlia Demetra fa sì che la terra ricominci a produrre i frutti e che il sole scaldi nuovamente la terra. Ha senso ancora oggi, come fanno talune correnti spirituali, celebrare l'equinozio di autunno? Beh, secondo me sì. Celebrare la natura e il passaggio delle stagioni può diventare sempre un momento privato di grande intensità e bellezza, attraverso il quale si continua a richiamare nella vita qualcosa di sacrale dal sapore veramente antichissimo. Religioni come la Wicca, ad esempio, accostano alla festa che si svolge in modo diverso a seconda delle tradizioni giorni dedicati alle decorazioni delle case con elementi che richiamano la stagione o alla preparazione di dolci e biscotti che comprendono appunto l'uva e i fichi. Così spesso è fatto anche da parte delle tradizioni del neodruidismo che a partire dalla fine dell'Ottocento sono fiorenti in Europa e in costante crescita. Queste due tradizioni però non sono le sole che festeggiano, che continuano a festeggiare il periodo dell'equinozio e più in generale il cambio delle stagioni. Infatti,
presso svariate culture, si può assistere alla permanere di determinati riti e tradizioni, magari legate alla vendemmia o alla celebrazione del vino, che si manifestano in realtà come i retaggi di una tradizione culturale molto più antica, poi inglobata durante il periodo successivo al cristianesimo all'interno magari di feste locali. Grazie per essere rimasti con noi fino alla fine. Speriamo che questo brevissimo video vi abbia fatto piacere e vi abbia divertiti quanto ha divertito noi confezionarlo. Se vi piacciono le nostre attività e volete aiutarci a crescere e migliorare, per favore commentate, iscrivetevi, attivate la campanella e soprattutto condividete. E se volete concretamente aiutarci e sostenerci, nel box informazione trovate tanti link utili. Alla prossima, ciao!